Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo cogliere l'occasione per fare alcune riflessioni con voi, quindi sarà un video molto parlato. Alcune riflessioni su una domanda che mi è stata fatta sul box di Instagram, in cui mi è stato chiesto qual è secondo te il problema del bodybuilding moderno. Secondo me il problema principale, perlomeno nel bodybuilding italiano, perché di questo stiamo parlando, è che viene fatto passare da molti divulgatori un messaggio, a mio avviso, sbagliato, ossia il messaggio che il bodybuilding è per tutti. Nel senso che chiunque può fare bodybuilding, che per carità è vero, nel senso chiunque può decidere di fare bodybuilding e fare bodybuilding. Però il discorso è che, come tutti gli sport, non è detto che ognuno di noi sia portato per questo sport. E nell'affrontare questa discussione con voi, nel fare questo video, voglio fare una premessa importante. Io non credo di essere portato per questo sport, ok? Come atleta. Nel senso, io non sono, non mi faccio schifo, diciamo, ok? Qualcosa posso fare, però non credo di essere una persona portata. Quindi questa assunzione di consapevolezza mia che ho avuto e maturato nel corso degli anni e anche il fatto che io sia molto tranquillo da questo punto di vista, non mi dispero perché non sono portato, eccetera, mi permette di vedere le cose con un certo distacco, per fortuna, e di portare questa discussione. E ci tengo che voi scriviate anche la vostra qua sotto nei commenti, soprattutto se in disaccordo, perché logicamente instauriamo un bel confronto. Allora, qual è il problema di base? Io parto sempre dall'analisi degli altri sport, perché questo dovrebbe essere. Se io vedo gli altri sport, com'è che funziona? C'è una squadra che fa determinate selezioni dai pulcini, eccetera, e dà orientativamente qualcosa da fare, un protocollo da seguire, di allenamento, eccetera. E quando i ragazzi si allenano, o le ragazze si allenano, pian piano va a fare una selezione. Cioè, a un certo punto, semplicemente, determinate persone riescono e altre non riescono a stare al passo, quindi al passo degli allenamenti, delle ore da passare sul campo, non hanno le abilità per, quindi non riescono a migliorare la performance, eccetera, eccetera. Che cosa succede? La selezione è automatica, nel senso che queste persone semplicemente accannano o si accontentano di averlo come hobby, quindi di giocare a un livello più basso, mentre le altre persone continuano a giocare ad alto livello fino ad arrivare in Serie C, B, A, eccetera, eccetera. Quindi c'è una selezione che viene fatta. Questo nel bodybuilding in realtà non avviene. Nel senso che quello che io vedo è che il messaggio di fondo che viene fatto passare da molti divulgatori è il bodybuilding bro, o come dice Fuad, lui lo chiama il pro building, il bodybuilding pro, le pro split, perché vengono fatte da professionisti, quindi sono bro ma sono anche pro, ok? Quindi il bodybuilding professionistico è costituito da una serie e una manica di coglioni che non sanno quello che fanno, si fanno un bucio di culo per niente, e noi illuminati, che abbiamo l'evidence based, sappiamo esattamente come ottenere risultati senza farci tutto quel culo, quindi senza fare la dieta, senza fare tutto quell'allenamento così intenso, no pain no gain, no, basta che applichi dei criteri scientifici, sacrifichi molto meno, ottieni gli altrettanti risultati. Quindi sti poracci sono tutti, per decenni sono stati una manica di deficienti che continuavano a farsi il culo per niente. Il discorso è che poi mi viene da ridere perché gli esempi che vengono fatti non vengono fatti, dici, prendendo atleti dello stesso livello, ma prendendo ovviamente bellissimi atleti, non lo metto in dubbio, però di base che rispetto al circuito professionistico, eccetera, sono degli scappati di casa. E la scusa che viene fatta è no, perché i professionisti in realtà si dopano come cavalli. Ovviamente detto da persone che non hanno mai visto un protocollo chimico, un protocollo di allenamento, un protocollo alimentare di professionisti veri, di professionisti di alto livello, e probabilmente neanche saprebbero leggerlo. Quindi mi sembra tutta una situazione paradossale, però un messaggio che purtroppo in Italia ha preso tanto piede, prende tanto piede, cioè nel senso tante persone ci credono veramente a questo discorso. Ed è una cosa, se vogliamo, triste, che ha delle ripercussioni molto importanti, ed è questo il motivo per cui voglio fare il video, non è una critica e tutto il resto, diciamo, sterile, ma ci sono secondo me delle ripercussioni molto molto importanti, adesso ci arriviamo tra un attimo. Allora, partiamo dal presupposto che non c'è modo di raggiungere certi volumi muscolari e certi tiraggi senza farsi il culo, senza sacrificare tanto, senza patirla ogni singolo istante. Quindi, se io vi dico, ci sono due atleti, ok, due gemelli, fate in due dimensioni diverse, uno raggiunge il 3% di massa grassa e sale sul palco con
200 grammi di carbo al giorno, o periodi di scarico in cui non mangiava carbo, quello che vi pare, e un altro raggiunge sempre il 3% di IBF, facciamo quello stesso risultato finale, eccetera, però mangiando 500-600 grammi di carbo al giorno. Ok? Voi sapete che io sono un fautore comunque del tenere i carbo piuttosto alti anche in preparazione, comunque cercare di farlo. Entrambi stanno soffrendo nella stessa maniera. Voi pensate che grazie all'evidence based, all'utilizzo della scienza e tutto il resto, la seconda persona che mangia 600 grammi di carbo mangia di più e arriva alla stessa condizione, quindi è un furbacchione? No, soffrono nella stessa identica maniera, perché comunque tutto il dolore che c'è attorno a questo sport del preparare una competizione, tutto il sacrificio riguarda la condizione corporea, cioè il fatto che sto a quella BF, è là che si attivano tutti i messaggi e i segnali. Io vi assicuro che ho visto tanti atleti mangiare anche un chilo di carbo sotto preparazione, non stanno bene, non se la godono assolutamente, c'hanno comunque un focus alimentare, c'hanno disturbi del comportamento alimentare che sono perfettamente normali nel nostro sport proprio perché la BF è bassa, hanno probabilmente molti più disturbi a livello gastrointestinale perché il corpo e lo stomaco, l'intestino fanno un sacco di lavoro considerando anche un periodo stressante, quello della preparazione, e devono fare probabilmente molto più cardio perché comunque da una parte li introduci, non è magia, la scienza non è magia che ti dice fai questo, fai quest'altro, tac, puoi mangiare. No, da una parte li introduci, da una parte li devi bruciare, quindi comunque devono lavorare molto di più. E per molte persone non è ottimale quella strada, per molte persone è molto più ottimale stare basso di calorie e diminuire l'output, diminuire quello che vi pare. Ok? Quindi il primo punto è questo, che non c'è modo di raggiungere una condizione da gara senza soffrire. Ok? Scordatevi che ci possa essere una soluzione per farlo. Chi vi dice che sta alto, sta altissimo, quello che vi pare, ma soffre lo stesso. In realtà il punto principale di tutto quanto è quanto impatti la genetica, ma non la genetica a livello di linee, proporzioni, capacità di crescita muscolare, eccetera. Quello sì, impatta. Però c'è anche un altro fattore genetico, quello di compliance rispetto a questo stile di vita, cioè uno stile di vita in cui vuoi non vuoi, per ottenere il massimo dei risultati possibili, ok, astrattamente, persona X, per ottenere il massimo devi mangiare pulito tutto l'anno, devi fare i tuoi pasti tutto l'anno, idealmente non devi cittare, non devi fare pasti sgarro tutto l'anno, in preparazione devi stare là preciso, mangiando poco, se devi mangiare poco devi fare il tuo cardio, non devi saltare nessuna sessione di allenamento, non devi saltare il cardio, e devi spingere come un matto in palestra, come un matto vero, tutto l'anno. Cioè non che scarico, faccio in buffer, in preparazione lavoro in buffer perché sennò mi infortuno, no, tutto l'anno che spingo come un matto. Ok, questo è quello che ci vuole, cioè per raggiungere il massimo dei risultati, questo è quello che ci vuole. Quindi chi è che raggiunge il massimo dei suoi risultati? Chi ha la compliance genetica, quindi la mente, in grado di sopportarlo, e ve lo dice una persona che non ha quella mente, io non ho questa testa, e io sono sposato con una donna straordinaria che mi lascerebbe fare tutto questo, cioè se io gli dicessi guarda amore, devo preparare una gara, voglio veramente investire tanto negli anni, voglio diventare professionista e provare ad andare all'Olimpia, matto io, sto là, non posso più cittare, non possiamo più fare cene fuori, non posso più mangiare a tante fonti eccetera, devo restringere a quelle fonti che riesco a digerire bene, mangiare sempre magari 6 pasti al giorno, mangiare tot pasti al giorno, essere preciso, sempre stessi orari eccetera eccetera, come faceva Dorian Yates peraltro. Devo far questo perché voglio provarci. Mia moglie mi direbbe sì, mi appoggerebbe. Quindi io sono una persona che ha anche la fortuna di avere, la fortuna, mi sono impegnato per avere un lavoro e un ecosistema che mi circonda che mi permetterebbe di fare la vita d'atleta, ma io non posso farlo. Perché? Perché non ho la testa per farlo. Con tutto che mi vedete quanto sono focalizzato su tante cose, però per me è molto più importante portare mia moglie a cena fuori, è molto più importante saltare un pasto per stare un pomeriggio insieme, magari a fare una gita o questo e quest'altro, sono cose più importanti, non mi voglio rovinare perché aspetta no, devo mangiare, psicologicamente non ho la testa per farlo, lo ammetto, quindi non sono l'atleta perfetto, mi piace tanto lavorare in sala pesi, mi piace tanto, credo nel mangiare pulito, nel mangiare sano, credo in tante cose che mi accompagnano e mi accompagnano nel stare più attivo, essere più longevo per vivermi la vita a pieno, mi piace stare in palestra, mi piace avere un piano di essere molto rigido se vogliamo nel portare avanti un mesociclo molto dedito al lavoro e tutto il resto, perché sono cose che mi piacciono, altre cose non mi piacciono, non le faccio, quindi io non ho la testa per farlo. E se io mi forzassi, diciamo che mi dicono guarda, se ti sovvenziono, ti pago per fare l'atleta, ok, perché vogliamo investire su di te, quindi devi fare queste cose, ti paghiamo per fare l'atleta, io non mi darebbero altrettanti risultati. Questa è una cosa importante.
che è dove cascano tutti quanti, non me lo darebbero perché non ho la testa per sopportarlo. Cioè, mi metto là, lo faccio con dedizione, con precisione, faccio tutti i pasti precisi, mi alleno una bomba, questo non mi darebbe fastidio, allenarmi una bomba sempre, tutti i giorni, questo assolutamente, però sono assolutamente maniacale in tutto, non faccio più neanche uno sgarro, vado a dormire sempre alla stessa ora, mi sveglio sempre alla stessa ora, non c'ho stress e tutto il resto, non otterrei grandissimi risultati io, Ludovico Lemme. Perché? Perché con la testa io sarei in pena, sarei veramente un'anima in pena, perché non posso avere questi momenti nella mia vita che mi fanno star meglio. Quindi per me il massimo dei miei risultati è un compromesso, che vuol dire che non porterò mai il mio corpo al massimo limite a cui potrebbe astrattamente arrivare, perché la mente me lo impedisce. Quindi io non sono fatto per il bodybuilding. Posso divertirmi tanto, ma non sarò mai un atleta d'elite, oltre al discorso logicamente genetico, di linee, struttura e tutto il resto, che per cui non mi lamento, però non sono neanche a livello di tanti grandissimi atleti. Se prendete un esempio, ne abbiamo parlato in tanti podcast, Marco D'Ambrosio è così. Marco D'Ambrosio non solo ha una bellissima struttura, dei bellissimi volumi e ventri muscolari, ma Marco è totalmente sereno nel portare avanti una vita alla Donald Yates. Ma è felice di farlo, cioè non gli pesa proprio, non si pone proprio il problema. E professionista, ha vinto la Procard e sta facendo una bellissima carriera. Quindi uno più uno fa due, è abbastanza chiaro come discorso. Ora, appurato questo, qual è il problema? E torno su questo argomento, è che non viene raccontata così. Nel senso che se voi prendete professionisti, vedono che fanno quella vita, eccetera, vengono romanzati come dei deficienti. E io mi dico, deficienti ci possono essere uno, due, tre, ma per decenni che siano tutti deficienti mi sembra improbabile, ok? Perché molti Olimpia sono laureati, ok? C'hanno imprese che fanno un sacco di soldi, non sono neanche pupazzi che stanno là e che vengono utilizzati. Cioè, vi assicuro che se parlate con queste persone capite che non sono dei deficienti, ok? Però quello che viene detto è che in pratica i bro sono deficienti. Non sanno quello che fanno soltanto grazie al doping, alla genetica e a tutto il resto. Sicuramente la genetica fa tanto. Però il discorso di base è che cosa si dice? Si dice che quando la volpe non può arrivare all'uva, no? Quindi dico, visto che quell'allenamento su di me, su di noi non funziona, per il discorso che ho fatto io, ok? Perché se io provo a fare quelle cose non resisto, non reggo, perché mentalmente non fa per me come sport. Posso divertirmi, posso avere anche una bella genetica, ottenere un tot di risultati, ma non porterò il mio corpo al limite. Quindi che cosa dico? Che quello è sbagliato. Che quindi si deve trovare un compromesso, perché su di me funziona. Quindi io sono l'atleta di serie D1, ok? Che non è riuscito a sopportare gli allenamenti della serie A, è finito in D1 e pretende di dire che come ci si allena in D1 è veramente com'è il calcio barra pallavolo barra quello che vi pare. No, come ci si allena in D1, perché io ci ho provato, invece no, loro soltanto perché hanno una genetica riescono, ma in realtà noi come ci alleniamo in D1, ogni tanto facciamo questo, poi non so come si allena in D1, per carità, non voglio gettare fango, lungi da me, nessuno si offenda, però per dire, ma io gioco a calcetto in parrocchia, no, perché vedi, io vado in realtà due volte, due partitelle a calcetto e ho vinto il torneo di calcetto. Cioè, questi in Serie A sono tutti dedopati, sono tutti baciati dalla genetica, invece allenandosi così effettivamente io ho visto i veri risultati. Ma non è paragonabile, capite che non è un discorso. E il problema principale è questo, e qua casca l'asina, questa è la mia critica fondamentale, è che io vedo che in questo modo si creano tantissime false aspettative. Io vedo tantissime persone, tantissimi ragazzi che immolano la propria vita al bodybuilding, ok, così vissuto, sacrificando tutto per non avere niente, perché per vendere, per questioni di marketing, nessuno gli ha detto, guarda, non è per te, quindi vivitelo con serenità. Quindi vedo persone che calcolano i macros in maniera maniacale sulle applicazioni, vanno in palestra e calcolano tutto quello che possono calcolare per allenarsi col giusto RPE, col giusto RIR, col giusto buffer, eccetera eccetera. Quindi non si godono neanche l'esperienza della palestra, dell'andare oltre il limite, eccetera, perché no, quella è sbagliata, quella è de bro, eccetera. Stanno in palestra tanto tempo, stanno con la testa sempre là occupata, spendono a fare delle cycling per alzare, abbassare questo e quest'altro, sono maniacali nel comprare il cibo guardando l'etichetta perché i fit your macros devono far rientrare tutto quanto, eccetera. Non si godono momenti fuori perché tutto deve rientrare nei macros, perché così seguono le tabelle, eccetera eccetera, e si fanno tutti questi sacrifici che stanno sempre là, che sono nella direzione totalmente sbagliata, ok?
credendo di poter arrivare a chissà che livello, perché nessuno è in grado di dirgli che il bodybuilding non è per tutti. Quindi nessuno è in grado di trasmettergli veramente questo sport come sport, ossia prova a farlo ad alti livelli, nel provare trovi qual è il tuo equilibrio, una volta che hai trovato il tuo equilibrio vivitelo con le giuste aspettative che hai. Quindi io quello che esorto tutti a fare è partire dal presupposto che voi sarete dei campioni olimpia, indipendentemente da tutto, provateci. Provate veramente a mettervi là, a fare dei bulk che dovete mangiare fino a star male, ma veramente, quello che il vostro corpo vi chiede, logicamente, vedete tutti gli altri video, non iniziate a partire con la tangente che dovete mangiare, ho già fatto altri video. Alzate le calorie fin tanto che il vostro corpo ve lo chiede, fino a non riuscire a mangiare per quanto state male, ok? Fatevi dei bulk così. Allenatevi come se ogni allenamento fosse l'ultimo della vostra vita, cioè dando il 110% ogni volta, e aggiustate la frequenza, il volume, eccetera, in funzione di questo unico mantra, unico obiettivo che dovete avere. Schemi motori precisi, tutti ben considerati, tutti ben calcolati, ok? Quindi massima precisione in sala, anche nel portare ed esasperare l'intensità delle serie, massima precisione, quindi siate atleti prima di tutto. Fate i vostri pasti, fate i vostri cut depletivi, in cui vi arrivate all'osso, cercate di squartarvi veramente senza stare appresso a carbo alti, non ve ne deve fregare niente di quanti carbo state, vedete quanto serve, quello che è necessario per arrivare a quel risultato. Fatevi seguire dai migliori, quindi andate a fare allenamenti in Italia, abbiamo tantissimi allenatori grandiosi che possono darvi tanto, andate da loro, fatevi allenare, fatevi seguire dai preparatori, dai coach, eccetera. Provate a viverla così, come se foste dei professionisti e bro. Capite quali sono gli elementi che magari funzionano su di voi, se funzionano complimenti, raggiungerete il vostro massimo potenziale, perché solo così riuscirete a farlo, e in questo caso vedrete se basta, perché anche questo è un fattore, se basta per arrivare ad altri livelli e ve ne renderete conto subito, oppure capite quali sono gli elementi che soffrite di più e trovate il vostro equilibrio. Se è l'allenamento spinto che voi soffrite, che non gestite, lavorate in buffer, ok? Va benissimo, anzi dovete farlo, perché è giusto che sia così, perché così otterrete il massimo dei risultati. Se è l'alimentazione che soffrite o il fatto di non poter godere alcuni momenti, allora fate un passo indietro e godetevi giustamente, trovate un equilibrio e state nel vostro equilibrio, però fatelo senza avere la pretesa di dire che il resto è sbagliato, che fare più sacrifici è sbagliato, perché i sacrifici, la dedizione, la determinazione di persone che accettano di fare quel che è necessario e non quello che vogliono, quel che è necessario per raggiungere certi risultati, va sempre rispettata. Ed è sbagliatissimo che in Italia si butti fango, si sputi su persone che hanno veramente portato concreti risultati a livello internazionale, dicendo che sono bro e non ci capiscono niente. Questa mancanza di rispetto è una cosa che a me non piace, che io non tollero, difatti rispondo male nei commenti o su Instagram quando la vedo. Bisogna sempre portare rispetto e accettare che se chi arriva a tot risultati lo fa in un modo e noi non riusciamo a seguire quella strada, bodybuilding non fa per noi e rimaniamo uno scalino sotto. Io stesso sono uno scalino sotto, guardo con ammirazione tanti atleti italiani che stanno facendo risultati all'estero, che stanno portando bellissimi risultati, ammiro la loro dedizione e stop, posso soltanto imparare. Non si applica su di me, non si addice a me, alla mia persona. Ho il mio equilibrio e sono fiero e felice di avere questo mio equilibrio, però da loro posso soltanto imparare, ok? Qualche riflessione in merito, ragazzi, scrivete qua sotto ovviamente anche le vostre, anche se in disaccordo, basta che non mancate di rispetto a nessuno, per favore, perché là io rispondo male, lo dico già. E niente, detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video.